La Confindustria è ottimista sulla ripresa dell'Italia, anche se il sentiero da percorrere è stretto e tutto in salita. Tuttavia, secondo la Confederazione, grazie all'allentamento delle restrizioni anti-Covid, si registrerà nel secondo trimestre un primo piccolo aumento del PIL. Qui seguirà un forte rimbalzo nel terzo e poi nel quarto, pari al 4%, che si consoliderà grazie agli investimenti finanziati dal piano europeo. Il centro studi della Confindustria Flash assicura che l'industria è solida e la produzione continua ad andare avanti, mentre qualcosa si muove anche nei servizi con i primi segnali positivi alle riaperture. La produzione industriale è rimasta stabile a marzo allo 0,1% in meno, peggio delle attese, chiudendo il primo trimestre con un più 0,9%. Il trascinamento statistico del secondo trimestre è nullo e in aprile si stima una tenuta nonostante il PMI salito allo 60,7, ma è comunque prevista una variazione positiva nel trimestre. Le attese di produzione sono in deciso aumento e le scorte in rapido decuplo. Ciò indica una domanda oltre le previsioni e un necessario riaccumulo di stock che sosterrà la produzione. Consumi ancora deboli, ma è vicina un'inversione di rotta. Da maggio è attesa una graduale ripresa della spesa delle famiglie. La fine delle restrizioni ha rilanciato la fiducia nei consumatori, salita a quota 110,6, quasi sui livelli di febbraio 2020. Le riaperture delle attività nei servizi determineranno uno spostamento della spesa verso quei settori che erano stati fortemente penalizzati dalle restrizioni. Il recupero però potrebbe non essere rapido né completo. Far sperare bene per la ripartenza dei consumi e anche il risparmio degli italiani, che nel 2020, per quelle famiglie che non lo hanno sofferto, un crollo nel reddito ammonta a circa 26 miliardi di euro.